Buon pomeriggio, ringrazio il Palazzo delle Esposizioni per avermi invitato qui oggi e anche per tutta questa serie di eventi che accompagnano l'apertura della mostra di Gabriele del Basilico. L'incontro di oggi abbiamo deciso di chiamarlo Il racconto del museo e la ragione è perché quello che vedremo oggi è, diciamo, una rassegna di esperienze fotografiche che guardano all'arte esposta, all'arte come opere collocate in dei luoghi espositivi, come quindi museo, e quindi tutta la catena di relazioni che si crea fra l'opera, lo spazio espositivo, i visitatori, e quindi è un percorso dedicato all'arte fotografata. Ed è un percorso che racconta una fase ben precisa della storia della fotografia, se vogliamo, almeno nella scelta, diciamo, di linee di ricerca che ho deciso di presentarvi oggi, perché, come vedrete, la maggior parte la quasi totalità dei lavori fotografici che vedremo sono di un periodo che va, diciamo, dalla seconda metà degli anni 70 fino ad oggi. E questo perché gli ultimi 30-40 anni sono gli anni in cui la fotografia ha cominciato proprio a riflettere, se vogliamo, criticamente su quella che è la dimensione museale e su quella che è la dimensione del patrimonio artistico e del rapporto della società con questo patrimonio artistico. Ed è qualcosa che potremmo, diciamo, ascrivere a una dimensione definibile come postmoderna, cioè tutta quella fase che appunto dalla seconda metà degli anni 70 comincia, in cui l'arte in generale e la cultura cominciano a riflettere, diciamo, su una crisi di identità della società contemporanea, l'inizio di quel tardo capitalismo che poi nell'arte porta, come dire, a una specie di scetticismo nei confronti della bellezza in quanto tale, dell'opera in quanto tale, e fa rivolgere molte forme d'arte, compresa la fotografia, a guardare se stesse, a guardare proprio il mondo delle immagini in generale che ci circonda, quindi il nostro guardare sia nella vita di tutti i giorni che nei luoghi museali, immagini, che lo vogliamo o meno, e quindi come se fra come dire, tutto il vernacolare o tutto l'immaginario pubblicitario e il sistema dell'arte che noi fruiamo si nasconde, come dire, all'orizzonte quasi come un'industria, un sistema che avvolge tutto quanto, quindi una sorta di ripiegamento e ripensamento del senso dell'arte che porta naturalmente a riflettere su che cos'è un museo, che cos'è uno spazio espositivo e che cosa diventa un'opera d'arte quando la andiamo a vedere in un museo attendendola e riconoscendola piuttosto che scoprendola per la prima volta. E quindi come se appunto si insinuasse una dimensione rituale della fruizione dell'arte che vedremo analizzata in tanti modi diversi. Ma vedremo anche, diciamo, più semplicemente analizzato che cosa vuol dire il più o meno esplorare metodicamente, il più o meno vagabondare di uno sguardo fotografico all'interno di spazi espositivi. Quindi anche le diverse soggettività che diversi fotografi hanno espresso con i loro differenti approcci nel guardare una parete su cui è allestita una mostra, un angolo di una sala in cui è esposta un'opera. Però il rapporto della fotografia con l'arte non è qualcosa che appunto si rivela soltanto 40 anni fa, ma è qualcosa che paradossalmente nasce insieme alla fotografia stessa. Perché? Perché in qualche modo la fotografia nasce come sistema di riproduzione, per cui uno diciamo delle prime come dire, tendenze, delle prime quasi pulsioni rappresentative in modo fotografico è quello proprio di riprodurre il già creato, di riprodurre delle opere già esistenti, proprio per dimostrare la capacità della fotografia di simultaneamente in ogni suo punto creare una replica esatta o più o meno tale di un'opera preesistente. Tant'è che se guardiamo questa immagine ci troviamo di fronte a quella che, diciamo, in quella che è la costante riscrittura, se vogliamo, della storia della fotografia.
in anni recenti è stata considerata, ha preso il posto di altre ed è stata, diciamo, eletta proprio in anni recenti come la prima fotografia della storia. Ma che cos'è che stiamo guardando realmente? Stiamo guardando il risultato di una prima fotografia, o stiamo guardando la prima immagine indietro nel tempo che è stata realizzata con procedimenti fotografici. Questa è una stampa in realtà, ed è una stampa che è stata realizzata da Joseph Nicéphore Niépce, che è uno dei, degli inventori della fotografia come la storia ce li restituisce, e riproduce qui una incisione olandese del XVII secolo, e lo fa col primo procedimento fotografico che è stato messo a punto, che è quello, diciamo, di una lastra che era rivestita di una forma di come dire, di cemento che si induriva alla luce, e quindi lui non aveva a disposizione la matrice di questa stampa del XVII secolo olandese, aveva una copia che ha messo a contatto con una lastra sensibilizzata con questo primo procedimento fotografico, e poi è passato a come dire, inchiostrarla in sostanza per realizzare a sua volta una stampa. L'originale, la matrice originale fotografica è persa a sua volta, così come la matrice della stampa da cui lui ha fatto la riproduzione. Però, nonostante sia persa la matrice di questo cemento definito bitume di Giudea, abbiamo questa riproduzione su carta che si chiama Ragazzo che conduce un cavallo, è del 1825, per cui precede diciamo di 14 anni quello che è l'annuncio ufficiale dell'invenzione della fotografia. E subito vediamo che un procedimento di riproduzione, un procedimento di produzione di immagini di tipo fotografico va subito verso la copia, la riproduzione di un'arte preesistente, di un'illustrazione, di un disegno preesistente. E diciamo questo infiltrarsi, come dire, della copia nella nascita della fotografia si è diffuso fra tutti quelli che sono gli inventori della fotografia di quegli anni, perché, come forse sapete, la fotografia non è stata inventata da una sola persona, ma è stata, diciamo, procedimenti fotografici con delle analogie e delle differenze sono stati annunciati più o meno contemporaneamente in diversi luoghi da diversi cosiddetti inventori o scopritori del caso. E quindi un altro esempio che abbiamo è questa immagine molto, molto oscura, difficile da leggere, ma che se guardiamo con un po' più di attenzione cominciamo a scorgere una cornice e una figura di donna all'interno di questa cornice. Questo è quello che è una fotografia tecnicamente definita disegno fotogenico, ed è stata realizzata da William Henry Fox Talbot, che è diciamo l'inventore, il cosiddetto inventore fotografico britannico. Il suo procedimento si chiamava disegno fotogenico ed aveva, diciamo, come analogia aveva la sensibilizzazione di un supporto, però con un procedimento chimico completamente diverso. Non c'era l'indurimento di una materia, ma c'era la sensibilizzazione con dei chimici di una superficie di carta. E come vediamo, fra le prime cose che Fox Talbot va a realizzare come immagini fotografiche è di nuovo una riproduzione. Addirittura qua vediamo proprio il procedimento di appropriazione, è proprio manifesto, perché si tratta proprio di un quadro che viene tirato giù dalla parete, appoggiato altezza pavimento, allestito proprio per essere riprodotto fotograficamente, quindi una forma di appropriazione letterale dell'oggetto preso in mano e disposto per essere fotografato. E qui abbiamo una figura di dama con le mani incrociate, che ritroviamo poi in un'altra fotografia che fa un po' la storia del rapporto fra fotografia e arte, e che può sembrare paradossale definire come fotografia guardandola, perché qua sembrerebbe che non riconosciamo nient'altro che la Gioconda di Leonardo, ma quello che vediamo non è letteralmente una riproduzione della Gioconda, ma è una riproduzione di una riproduzione della Gioconda. La fotografia è di un francese, Gustave Legret. Legret fa parte, diciamo, della primissima generazione dei fotografi francesi.
francesi, si può definire uno dei pionieri fotografici, ha fatto parte della prima missione diciamo governativa fotografica, si chiama Missione Léographique, e alla metà degli anni 50 gli viene commissionato di riprodurre la Mona Lisa, ma le tecnologie, diciamo le tecniche fotosensibili dell'epoca non permettevano una restituzione tonale sufficientemente fedele di un dipinto a colori come quello che si sarebbe trovato di fronte a doverlo fotografare. Per cui quello che è stato fatto è che è stata commissionata allo scultore Aimé Millet un'illustrazione della Gioconda fatta apposta perché venisse fotografata da Legret. Per cui vediamo che in tre fotografie, nei primi 20 anni della storia della tecnica fotografica, vediamo una stratificazione proprio di doppi specchi, copie, e si perde quasi si perde la traccia del vero, del falso, della riproduzione, e si va proprio già in nuce ad avere quell'esperienza che vi accennavo prima, cioè del guardare già conoscendo ciò che vogliamo guardare, dell'opera che diventa icona in sostanza. Probabilmente non era, diciamo, una dimensione consapevole quella della moltiplicazione, diciamo, di statuti dell'immagine che si creava nel momento in cui si faceva una copia della Gioconda perché la si fotografasse, perché si avesse una fotografia da diffondere. Fatto sta che di nuovo la storiografia ufficiale, diciamo, parti della storiografia ufficiale sostengono che comunque l'inizio della popolarità della Gioconda sia cominciato col potere di diffusione dell'opera che è sbocciato dalla riproduzione fatta da Legret in fotografia, che però non è un rapporto diretto col quadro, ma è già diciamo un rapporto mediato. Già all'inizio l'opera d'arte, per essere diffusa, viene subito riprodotta in un'operazione estremamente mediata, per cui la stratificazione di senso che all'inizio io vi accennavo come parte di un'epoca di ripiegamento e di riflessione che la fotografia fa su se stessa e che l'arte fa su se stessa, in nuce esiste già dall'inizio del confronto fra le due. Per cui, fatto questo, diciamo, questo inizio estremamente, come dire, lontano nel tempo, andiamo subito a vedere che cosa succede nel momento in cui l'arte esposta diventa un soggetto, come dire, manifesto, conscio, dichiarato da parte della fotografia, e lo dividiamo in delle fasi diverse. Un primo gruppo che guardiamo è un insieme di fotografi di decenni differenti che vediamo affrontare il museo quasi come dei visitatori che esplorano con il proprio sguardo. Per cui se guardiamo questa prima immagine, che è una fotografia di un fotografo cubano-americano che si chiama Abelardo Morel, abbiamo questa immagine delle scale austere del museo, questo percorso da fare per essere accolti dentro l'istituzione, dentro la nobiltà dell'arte alta, quindi l'ascensione, diciamo, e anche, diciamo, l'onore di essere accolti dall'austerità del luogo museale. E fa parte di questo lavoro che lui ha realizzato, diciamo, a intervalli nell'arco di oramai più di 20 anni, perché ha cominciato nel 1998, che ha chiamato molto semplicemente Museums and Theatre. E dopo queste scale che ci permettono di accedere alla sacralità del museo, attraverso lo sguardo di Morel noi, come dire, navighiamo le sale quasi liberi come non saremo mai dentro una sala frequentata da altri visitatori, e liberi anche, come dire, di inventarci la natura dello spazio museale, come con questo gioco di creare un'illuminazione diversa, come se fosse un accampamento notturno, oppure la trasformazione proprio dell'economia di funzionamento dell'estetica di un quadro, giocando con le sue linee di attrazione, facendo delle appropriazioni appunto ludiche, non celebrative, non timorate, ma piuttosto appunto il potere della fotografia di appropriarsi e giocosamente di trasformare il senso di un'opera o del dettaglio di un'opera. Per cui abbiamo un dettaglio che gioca con la linea di sguardo del soggetto ritratto, abbiamo l'accostamento di
di opere di secoli fa con delle caratteristiche, diciamo, compositive analoghe che vengono in maniera, diciamo, piuttosto giocosamente dissacrante accostate per creare uno spazio immaginario. E poi abbiamo anche questo portare il mondo di fuori dentro lo spazio museale, perché uno dei lavori più celebrati di Morel è questa serie che lui ha realizzato di camere obscure, che sarebbe in sostanza l'antenato della fotografia, per chi non lo conosce, che è qualcosa che si può realizzare in qualsiasi stanza, facendo un foro sufficientemente piccolo da far entrare un fascio di luce che sulla parete opposta a questo foro magicamente crea una proiezione del mondo di fuori, in sostanza, grazie alla riflessione della luce dello spazio di fuori che entra attraverso questo foro. E lui come l'ha fatto, diciamo, in vari spazi, case, camere d'albergo, corridoi, così l'ha fatto anche in degli spazi museali, facendo entrare il mondo esterno sulle pareti e sulle stesse opere, oppure giocando con le riflessioni di specchi che un po' appunto ricordano tutta la dinamica del guardarsi, del confrontarsi che la fotografia fa con l'arte. Un altro tipo di soggettività che esplora lo spazio, ancora più, diciamo, personale, ancora più narrativo, è quello che ha fatto Sophie Calle, con un lavoro che ha realizzato in due momenti distinti, piuttosto lontani da loro, e l'ha realizzato in un museo che è quello, per esempio, che abbiamo visto, dove è custodita l'opera che abbiamo visto prima con la lampadina sotto la tela, che sarebbe l'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, dove Sophie Calle nel 1991 ha realizzato un lavoro che si chiama Last Seen, che vuol dire visto per l'ultima volta, ed è stato un lavoro ispirato da questo episodio di cronaca, diciamo, nera che è successo al museo, perché nel 1990 il museo ha subito un furto di 13 opere, fra cui Rembrandt, Vermeer. È considerato, sono 13 opere, ma è considerato un furto che sul sito del museo è descritto come, diciamo, il più grande furto di proprietà privata mai compiuto, perché è stimato all'incirca in 500 milioni di dollari il valore di ciò che è stato rubato, e le opere non sono mai state ritrovate ancora. E il caso ha voluto che Sophie Calle, il cui lavoro è sempre, diciamo, contrassegnato da questa sua forte soggettività, che esprime spesso e volentieri in dei percorsi di ricerca, di investigazione, a volte sono dei pedinamenti, a volte sono, pensate, c'è un lavoro in cui lei si è fatta assumere come cameriera in un museo di Venezia, se non sbaglio Venezia, per delle settimane, e fotografava le stanze delle persone, gli oggetti che lasciavano nelle stanze quando uscivano a visitare la città. E questo pedinamento, diciamo, delle vite private, delle esistenze individuali, nel museo Sophie Calle lo realizza fotografando i luoghi da cui sono state le pareti da cui sono state sottratte le opere, e accanto, nella cornice accanto, ci sono questi testi che riportano delle interviste che lei ha fatto a varie figure del personale del museo, che possono essere dal direttore alla sicurezza, e a ognuna di queste persone chiede qual è il proprio ricordo dell'opera che non c'è più. E quindi poi c'è questo testo che raccoglie questo misto di verità, invenzione, confusione, che è la ricostruzione soggettiva del quadro, della memoria mobile e in continuo mutamento che le persone hanno di queste opere. Il caso ha voluto poi che nel 1900, proprio poco prima che lei realizzasse questo lavoro, Sophie Calle aveva una sua retrospettiva in un altro museo di Boston, e durante quella retrospettiva chiedeva sempre di essere intervistata all'Isabella Stewart Gardner Museum di fronte al quadro di Vermeer. Tant'è che poi la direttrice ironizzò sul fatto che forse era stata lei a rubarlo questo quadro, visto che poco tempo dopo c'era stato questo furto. Fatto sta che questa coincidenza e il lavoro che lei ha realizzato nel 91 ha fatto sì che il rapporto fra lei e il museo continuasse, tant'è che nel 2012 Sophie Calle ha aggiornato il suo lavoro con una coda che si chiama What Do You See? E ha di nuovo incontrato delle persone che lavorano in quel museo, facendole parlare delle opere
sono state sottratte, ma in questo caso, come vedete in questa immagine, mettendole di fronte a delle cornici vuote, perché nel frattempo le cornici dei quadri sottratti sono state ricollocate esattamente dove erano le opere. Ci sono delle immagini subito dopo il furto e si vedono queste cornici buttate a terra, dei vetri rotti e le tele scomparse. Ma poi, seguendo diciamo rigidamente quello che era la volontà di Isabella, la filantropa di fine Ottocento, che nel suo testamento ha lasciato indicazione che l'allestimento del museo non sarebbe mai dovuto essere cambiato in niente, altrimenti la collezione sarebbe stata dovuta essere sciolta e ceduta e fatta scomparire dal museo, e quindi rigidamente hanno rimesso questi oggetti spettrali delle cornici vuote. E se voi andate sul sito del museo oggi, vedrete che quasi la prima cosa che vedete è la scheda che vi racconta il furto, perché il furto, attraverso il lavoro fotografico di Sophie Kahl, è diventato proprio un elemento che fa l'identità del museo, perché è diventato una caratteristica. Fra l'altro, anche proprio l'aspetto del museo aiuta a questa dimensione, come dire, soggettiva, perché è un museo non costruito con delle sale asettiche, ma con sale piene di mobilio, come se fossero dei saloni di una residenza nobile, in sostanza. Quindi c'è questa sensazione di trovarsi dentro l'abitazione di una qualche nobiltà, piuttosto che in un museo che espone delle opere. E quindi abbiamo un caso in cui la fotografia e l'interpretazione fotografica trasforma proprio l'identità del museo e la arricchisce e fa diventare un lavoro fotografico ispirato a un evento, un elemento costitutivo della comunicazione che il museo fa col mondo esterno della propria identità. Il discorso dello sguardo è anche legato alla capacità che lo sguardo ha di trasformare ciò su cui si poggia, e alla capacità che la fotografia ha di trasformare la materia che registra. Noi abbiamo visto, diciamo, questa cosa nella possibilità di creare un gioco di specchi infinito in una Gioconda fotografata, che non è la Gioconda ma che è una sua riproduzione. Però a volte la fotografia può servire semplicemente come esaltatore di realismo di qualche cosa e far sembrare delle opere più vere di quello che sono, e che è il lavoro che ha fatto Hiroshi Sugimoto nelle sue esperienze museali. Sugimoto, per chi non lo conosce, è un fotografo giapponese che da molti anni vive negli Stati Uniti, e molto del suo lavoro è dedicato a confrontare la fotografia col già rappresentato, col già creato. Lo fa sia con l'arte che con l'architettura, confrontandosi con diciamo l'estetica dell'opera, ma anche col potere eventuale che la fotografia può avere di schiudere quella che è l'idea del creatore dell'opera che si nasconde dietro l'opera che guardiamo. E uno dei primi lavori che lui ha realizzato, e che come molte sue serie è qualcosa che lui ha continuato nei decenni, è il lavoro che lui ha intitolato Dioramas, che ha realizzato nel Museo di Storia Naturale di New York. E è molto interessante come lui racconta proprio questo lavoro, perché ci dice: quando sono arrivato a New York per la prima volta nel 74, ho visitato molti siti turistici di attrazione, uno dei quali era il Museo di Storia Naturale americano. Ho fatto una curiosa scoperta mentre guardavo l'esposizione dei diorama naturali. I diorama sono queste scene che vengono allestite come se fossero dei tableau, praticamente, solo che sono dei tableau tridimensionali, cioè invece che vivant sono fatti di materia tridimensionale, sono allestiti in sostanza. E Sugimoto ci racconta la sua esperienza di quello che scopre guardando i diorama. Dice: gli animali imbalsamati posizionati di fronte agli sfondi dipinti sembravano estremamente falsi, eppure se li guardavo per un attimo chiudendo un occhio, tutta la prospettiva scompariva e all'improvviso sembravano molto reali. E quindi ho scoperto un modo di guardare come fa la macchina fotografica, quindi questa cosa che togliere il senso della profondità che dà la vista bioculare,
gli ha fatto scoprire una possibilità fotografica e ha trasformato diciamo dei soggetti apparentemente innocui e privi di profondità e privi di, come dire, trascendenza, come dei diorama divulgativi di un museo estranaturale, l'ha trasformato in delle scene contemplative dove la finzione e la realtà coesistono quasi in egual misura a livello percettivo. E quindi conclude Sugimoto dicendoci, quasi come un monito in sostanza, dice: per quanto possa essere falso un soggetto, una volta fotografato vale quanto una cosa vera. E quindi diciamo sia una celebrazione del potere di trasformazione fotografico, sia un monito, diciamo, degli ostacoli che ci troviamo di fronte nel decodificare un'immagine fotografica. E quindi la prima esperienza che ha fatto appunto di rapporto fra fotografia e come dire, possibilità di nuovi reali che la fotografia schiude è quella al Museo di Storia Naturale. E lo vedete quanto, diciamo, la densità dell'immagine, quanto la ricchezza dei dettagli, l'eleganza dell'interpretazione del bianco e nero dà una qualche forma di verosimiglianza a quello che non è nient'altro che una teca allestita per un pubblico spesso e volentieri, come dire, magari di età media anche bassa, o quantomeno una musealità di intrattenimento. E se lo guardiamo all'opera capiamo proprio, cioè, la magia, diciamo, della trasformazione fotografica, vedendolo di fronte a queste appunto teche innocue e dotate apparentemente di poco realismo. Quindi questa scoperta, diciamo, della possibilità della fotografia di trasformare le opere esposte in qualcosa di più vero di quello che sono è qualcosa che Sugimoto ha proseguito con il lavoro che lui ha chiamato Portraits, che è un lavoro tutto quanto dedicato alle statue di cera. Statue di cera che lui diciamo ci racconta come ispirazione in un senso quasi opposto a quello dei diorama, perché sempre Sugimoto ci racconta nel Sugimoto, per inciso, è uno dei più bravi artisti a raccontare in poche righe incisive tutto quello che vuole fare con le sue immagini. Diciamo, una volta che si legge quello che dice lui è quasi superfluo aggiungere ulteriori riflessioni. E sulle statue di cera lui ci dice: nel XVI secolo Hans Holbein il Giovane, un pittore tedesco di corte che lavorava presso la corona inglese, ha dipinto diversi ritratti imponenti e regali di Enrico VIII. Sulla base di questi ritratti i grandi artigiani di Madame Tussaud, il famoso museo delle cere che è a Londra, se non sbaglio, hanno ricreato Enrico VIII con delle apparenze assolutamente realistiche. Usando gli studi che io ho fatto del Rinascimento, ho deciso di rifare il ritratto regale, sostituendo la fotografia al dipinto. Se questa fotografia vi sembra come se fosse reale, dovreste riconsiderare che cosa significa per voi essere vivi qui e adesso. Per cui è una provocazione, dove paradossalmente nel lavoro delle statue di cera Sugimoto ci diceva che la fotografia aveva la magia di trasformare in delle cose reali ciò che immortalava. Però nello studiare l'arte rinascimentale, nell'applicarla alla sua fotografia per dare vita alle statue di cera, ammonisce il nostro stesso sguardo e ci dice: se queste cose vi sembrano reali, dovreste ripensare a che cosa significa per voi essere vivi. E il cortocircuito rappresentativo fra ispirazione rinascimentale, riproduzione di artigiani in stato di cera, fusione di questi due elementi in fotografia è ancora più forte se pensiamo al ritratto di Mondrian che fa Sugimoto, dove abbiamo appunto una copia di un'opera con una statua che riproduce probabilmente una fotografia dell'artista che diventa un'opera fotografica. E quindi il percorso di Sugimoto è quello non tanto del camminare passo a passo per i corridoi del museo, ma proprio del soffermarsi sul potere dello sguardo e sulle insidie del rapporto fra il guardare, il contemplare l'opera d'arte, e su quanto si complica tutto questo mondo di riconoscimento e di interpretazione nel momento in cui entra la fotografia, che è un lavoro, diciamo,
completamente differente, sempre all'interno di un percorso di artisti che hanno esplorato la soggettività di fronte all'opera d'arte, rispetto a quello che ha fatto Tim Davis, che è un fotografo americano che nel 2005 ha fatto un lavoro che si chiama Permanent Collection. E torna, diciamo, lo spirito del vagabondare che abbiamo potuto vedere nelle foto di Morel e forse anche in quello di Sophie Kahl, se vogliamo. Torna, diciamo, un riprodurre, se vogliamo, lo sguardo umano di fronte a un'opera d'arte. Io personalmente mi ricordo che in tutte le mie prime esperienze museali, quando ero un ragazzino, i riflessi della luce sulle tele erano qualche cosa che mi attraeva tanto quanto l'opera, per cui a volte era divertente proprio muovere lo sguardo, come fa in questa immagine, deformando l'opera e vedendo come la luce ci si poggiava sopra in modo diverso e la rendeva a volte invisibile, a volte paradossalmente dei dettagli venivano fuori più fortemente che guardandolo chiaramente. C'era tutto questo scoprire la materia della superficie della tela, e quindi ci sono tutti questi elementi che coesistono nell'opera di nel lavoro di Tim Davis. Da una parte c'è la meraviglia per la materia del quadro, dall'altra parte c'è comunque anche la derisione della solennità del concetto di collezione permanente, c'è la derisione della solennità dei grandissimi classici che sono esposti e che fanno il senso di uno spazio museale. C'è questo invitare, come dire, a dissacrare col proprio sguardo le opere e a inventarsi la propria esperienza di fronte all'arte celebrata e riverita, come dire, un invito a rompere la ritualità della contemplazione dell'arte celebrata, in sostanza. E l'approccio di Tim Davis, cioè di entrare dentro l'opera d'arte, di estrapolarne un dettaglio e di farla giocare liberamente con la luce naturale, andando a stravolgerne anche quindi le caratteristiche, diciamo, fisiche ufficiali, e facendola diventare qualcosa di differente, di sconosciuto, è stato fatto, diciamo, come ingredienti in maniera quasi identica in precedenza da un altro fotografo americano che si chiama Richard Misrach, che nel 2002 ha pubblicato il libro. Le fotografie le ha realizzate fra il 1991 e il 1995, e il lavoro si chiama molto semplicemente Pictures of Paintings. Abbiamo un modus operandi appunto simile a quello di Tim Davis, perché alcune caratteristiche sono quelle: c'è il dettaglio che non rivela il totale del quadro, quindi c'è la ricontestualizzazione di una parte del quadro che diventa un significante autonomo, c'è la luce naturale, nel senso c'è la luce, non la luce naturale, la luce esistente, non c'è l'illuminazione artificiale, per cui c'è un lavoro sulla risposta che l'opera fa alla luce preesistente, non un allestimento luminoso dedicato alla fotografia, ma c'è un lavoro dove invece che dissacrare, invece che giocare su ciò che conosciamo e farlo diventare qualcosa di quasi caricaturale come fa Tim Davis, c'è uno scavare dentro le opere per riflettere su quelli che sono, se vogliamo, i vocaboli che fanno il dizionario iconico dell'autorappresentazione occidentale nei secoli, per cui questo andare a isolare tutta una serie di elementi che fanno, come dire, un immaginario occidentale che si dipana attraverso la storia dell'arte. Tant'è che Misrach racconta che l'idea di entrare in un museo e di esplorarlo fotograficamente paradossalmente non gli è venuta in un museo, ma gli è venuta nel corridoio di un albergo quando si trovava alle Hawaii. Questo albergo aveva questa atmosfera coloniale come allestimento e aveva queste tele di vascelli, quindi quest'area di conquista, di progresso, di frontiera, e tutta questa, diciamo, se vogliamo, propaganda artistica che lui coglieva nell'estetica del corridoio dell'albergo in cui si trovava, ha deciso di andarla, come dire, a testare nel patrimonio vero e proprio della cultura occidentale dell'arte moderna. Come vedete, poi c'è questo rapporto con l'opera d'arte, diciamo, con una fotografia dichiaratamente rigorosissima, perché abbiamo l'elemento
della luce a disposizione, della luce che si trova nelle sale, abbiamo questo ricorrere continuo della cornice, della parte di cornice che viene fotografata a ricordarci l'oggetto che stiamo guardando. E poi abbiamo un elemento ulteriore che Misrak decide di mettere in gioco proprio per determinare un preciso rapporto fra fotografia e arte nel suo lavoro, che è quello che Misrak ci fa vedere in questo lavoro, è sempre tutta la lastra che lui ha esposto. Infatti, se vedete in basso qua a destra, come in tutte le immagini del come in tutte le opere riprodotte nel libro, vediamo che c'è la perforatura della lastra e tutto il bordo nero attorno. La perforatura è quella con la quale la lastra viene appesa per asciugarsi, in sostanza, e quindi, diciamo, mette in rapporto rigido, con delle regole molto precise, arte e fotografia, laddove l'arte viene, come dire, selezionata arbitrariamente dentro una singola opera, ma la fotografia è tutta quanta e non è aiutata da una luce decisa per la fotografia. Quindi, come dire, una fotografia che si vuole presentare quasi nuda di fronte all'opera d'arte per potersene appropriare, però, in un esercizio, come dire, che ci invita a fare come uno sviluppo di visione laterale, no? Visione periferica, come se facesse trasformare quella che è la visione periferica che noi abbiamo di fronte a un quadro, il soggetto delle sue opere. Quindi questo è stato, diciamo, un primo percorso che abbiamo visto di, come dire, soggettività dell'artista fotografo che si muove nello spazio museale e che interroga con la propria sensibilità di artista le opere per trasformarle di senso. Ma l'unico caso in cui abbiamo visto un po' più di museo, se vogliamo, sono le sale di Abelardo Morel, che però sono come appunto il sogno di un visitatore che entra di notte, come la libertà di avere tutto a disposizione un mondo che non sarebbe mai nostro. Ma invece che cosa succede quando la fotografia comincia a guardare lo spazio museale così come è quello che è esperito da noi stessi, per cui il rapporto fra le opere e lo spazio? E forse il lavoro, diciamo, più complesso e anche più lungo portato avanti nel tempo, o fra i più, diciamo, complessi sicuramente, è quello di un'altra artista americana che si chiama Louise Lawler, che dalla fine degli anni 70 ha dedicato la quasi totalità della sua produzione fotografica al mondo museale, al mercato dell'arte, con tutta la popolazione, con tutta, diciamo, l'umanità che popola questo mondo. Poi non è neanche esatto definirla semplicemente una fotografa, perché le sue opere sono anche di altre tecniche, ha realizzato anche oggetti. E quando vi accennavo al discorso del postmoderno all'inizio di questo incontro, Louise Lawler fa parte proprio dell'inizio di questa operazione dell'arte che si gira verso se stessa e che comincia a interrogarsi quanto è diversa, non so, dalla pubblicità, dal cinema, dalla televisione. Difatti lei viene, come dire, ascritta a un grande gruppo di fotografi che viene definita la Picture Generation, di cui fa parte, per esempio, forse lo conoscete tutti quanti, anche Richard Prince, che è famoso per queste appropriazioni che ha fatto di pubblicità della Marlboro, facendole diventare, quindi usando dei frammenti di manifesti pubblicitari che diventano delle opere d'arte. Louise Lawler, appunto, decide proprio di interrogare il mondo dell'arte per capire visivamente come è fatto, come se quasi studiasse la morfologia proprio del pianeta museo e del pianeta collezionismo e della galassia mercato dell'arte. E quindi abbiamo questo percorso attraverso opere nei loro luoghi, soprattutto opere moderne, soprattutto opere contemporanee, scusate, proprio perché il mercato contemporaneo è il mercato delle grandi personalità, è il mercato del presente, è il mercato anche più, turbolento dell'arte in cui lei viveva. Quindi vediamo, per esempio, un Miró che viene fotografato nel suo rapporto con la panchina della sala, e nella sua immagine paradossalmente guardiamo tanto il Miró quanto il riflesso dell'opera stessa sulla panchina posizionata di fronte,
e quindi non guardiamo l'opera, ma guardiamo l'esperienza del guardare l'opera o dell'aggirarsi per la sala. Oppure abbiamo questa immagine, quest'opera che si chiama Doesn't the World Make You Cry, che ritrae, diciamo, uno dei famosi Marilyn Monroe di Andy Warhol in un contesto ben preciso, perché qui Louis Lore l'ha fotografato mentre nel corso di un'asta a Christie's, per cui lo vediamo nel pannello con cui viene esposto. Alla mia destra qui abbiamo il pannello di Christie's dove viene indicato, diciamo, la base d'asta, e quindi abbiamo l'oggetto pronto a continuare il suo viaggio nel mercato. E al tempo stesso l'esperienza di Louis Lore dentro questo mondo è un'esperienza tanto di critica quanto di appartenenza, perché dall'altro lato vediamo questa targhetta che lei ha avuto la possibilità di applicare al muro accanto all'opera, dove c'è il titolo che lei ha dato all'opera, per cui abbiamo quindi, come dire, una dimensione dove lei esplora e critica un mondo di cui lei stessa fa parte. O anche questa immagine, no? Semplicemente chiamata Donna con Picasso, dove ci racconta sia la sua possibilità di trovarsi una scena di questo tipo, sia, come dire, la casualità con cui un oggetto così prezioso viene maneggiato, che è il modo proprio per restituire anche la delicatezza del materiale di cui è fatto e della casualità che persone hanno quando sono abituate a maneggiare oggetti d'arte, a passarseli da una mano all'altra. Ma l'arte la vediamo anche muoversi nel lavoro di Louis Lawler nelle case delle persone, per cui in questa testata del letto molto casual con questo telo vediamo una fotografia di Julia Margaret Cameron che ritrae la madre di Virginia Woolf. Julia Margaret Cameron, per chi non la conoscesse, è una grandissima ritrattista della seconda metà dell'Ottocento. E poi abbiamo anche, diciamo, questa messa in relazione proprio fra le opere e le case in cui vengono ospitati, per cui abbiamo il coniglio di Jeff Koons dentro questa casa ultra minimalista che è una casa di collezionisti, e quindi questo suo diciamo esplorare proprio il privato dentro cui le opere d'arte esistono diventa un modo per fare come un ritratto psicologico, se vogliamo, attraverso le opere scelte e le case, le opere scelte dalle persone e l'aspetto che le case di queste persone hanno. È un modo per provare a farci immaginare che persone ci sono dietro questi collezionisti che catturano queste fiere ambite e riescono a portarsele dentro le proprie case. E quindi un'opera come questa, dove abbiamo per esempio una scultura di Liechtenstein, non so di chi sia quel cerchio sopra il televisore, non è chiamato con il nome delle opere d'arte, ma è un living room corner arranged by Mr. and Mrs. Barton Tremaine, quindi diventa che l'opera d'arte viene posseduta dall'abitazione privata, diventa, come dire, l'abbellimento del vero luogo che conta, che è la casa dove vivono i collezionisti, e quindi anche l'ammassarsi delle opere in attesa di essere movimentate. Pensate, non ho qui delle immagini, ma per esempio un libro di Louis Lawler è un libro tutto quanto dedicato al viaggiare di opere di Gerhard Richter, perché praticamente lei nel corso di 20 anni ha fotografato così tante volte questi quadri iperrealisti che Richter faceva, che si è trovata con un corpo di lavoro che meritava un libro dove si vedono continuamente tutte queste opere maneggiate da guanti di lattice che entrano e escono da scatole, che vengono poggiate alla parete in attesa di essere esposte. E quindi è come un raccontare la vita permanente, diciamo, in continuo movimento e un continuo passar di mani, in sostanza, che è l'arte contemporanea. Come vi dicevo, lei non ha fatto soltanto delle opere, fotografiche, ma ha fatto anche degli oggetti che contribuivano a questo sistema diffuso con cui lei sia faceva parte del mondo dell'arte contemporanea, sia lo criticava. E, per esempio, più volte lei ha realizzato queste scatole di fiammiferi che erano, diciamo, come degli inviti alle mostre, per cui sul fronte abbiamo il titolo della mostra, abbiamo il luogo, la data, e dentro, nell'interno della scatola di fiammiferi, abbiamo sopra i fiammiferi l'artist statement, o quantomeno il testo introduttivo della mostra. E questo percorso di critica, diciamo, del mondo dell'arte, dell'abitare il mondo dell'arte, lei l'ha espresso in molti modi. Per esempio, un'opera che lei faceva anche delle opere immateriali, per dire, faceva
fece degli inviti a dei concerti dove lei annunciava che sarebbe stata presente, però non è che chi andava l'avrebbe incontrata, però la sua teoria era che in questo modo chi andava al concerto avrebbe in qualche modo assistito a una sua opera, perché sarebbe andato al concerto sapendo che era stato invitato da lei. E quindi non, ha concesso tipo 3 interviste in tutta la sua vita, quando dava delle sue immagini per dei profili distribuiva soltanto fotografie di Meryl Streep, di cui però aveva l'autorizzazione, per cui capite, no? C'è l'ambiguità di voler essere reclusa da un certo mondo ma avere la possibilità di chiedere a Meryl Streep l'autorizzazione a utilizzare un suo ritratto. Quindi questo modo, diciamo, questo raccontare una scomodità, un dover, come dire, adeguarsi ma al tempo stesso non piegarsi, non spezzarsi al mondo dell'arte, lo racconta anche nel raccontare il work in progress, no? Abbiamo qui per esempio questa immagine dove abbiamo davanti abbiamo questo, quello che è il costume del Picasso di Cattelan, perché in alcune mostre Cattelan aveva un attore che veniva vestito come Picasso con questa testa gigante che andava un po' come Mickey Mouse a Disneyland, in sostanza andava dai visitatori, gli si muoveva intorno in modo buffo. E per esempio quest'opera, come diverse altre, lei negli anni l'ha rivisitata, questa è un'opera fotografica, effettivamente torniamo a vedere una stampa fotografica, ma lei l'ha rivisitata, per cui negli anni 2000 lei ha fatto per esempio tutta una serie che si chiama Adjusted to Fit, che vuol dire come adeguato per avere la forma giusta, e non è niente, Adjusted to Fit non è nient'altro che l'opera precedente ma deformata. Il criterio con cui lei la deformava era semplicemente che, in considerazione anche, come dire, del suo andare avanti nella sua carriera, quindi le personali che diventano sempre più importanti, gli spazi che diventano sempre più, i nuovi musei che diventano sempre più ampi, minimali, con questi pareti bianchi enormi, lei quello che decideva era semplicemente che magari c'era un paretone che andava riempito e quindi prendeva una sua opera, la deformava e la stampava col formato esattamente di quella parete per riempirlo tutto quanto. Quindi c'è questa cosa quasi di come dire, arrivare a un'opera che è come se dicesse al museo: va bene, devo fare questa cosa, la faccio, perché oggettivamente imbruttendo l'opera e facendola diventare come dire, quasi uno sberleffo in sostanza, snaturandone tutta la sua armonia estetica. Quindi è come se fosse un raccontare, un non potersi sottrarre a questo, con questa famelicità che il museo, l'industria museale, soprattutto col contemporaneo, continua ad avere sempre di più. L'opera che vedete dietro Cattelan, dietro il Picasso di Cattelan, è un'opera di un altro fotografo. È una fotografia di Thomas Struth, è una fotografia del Pergamon Museum di Berlino, che è il museo archeologico di Berlino, ed è una fotografia che ci fa proprio fare il passaggio per chiederci: Louis Lawler ci ha fatto vedere il museo, ci ha fatto vedere il museo con tutta, come dire, l'umanità che lo gestisce e tutti gli oggetti che vengono gestiti da queste creature invisibili, perché poi Louis Lawler non li fotografa, o quantomeno non li abbiamo visti, non si vedono quasi mai, non fa ritratti ai curatori, ai galleristi. Il lavoro di Struth invece è proprio quello di andare nel mondo museale, fare un passo indietro e guardare lo spazio museale, le opere al suo interno contenute e le persone che vanno lì per guardare queste opere. Quindi col lavoro di Struth cominciamo ad avere tutti questi elementi che abbiamo visto separati per elementi unirsi tutti insieme in un sistema museo che appunto in diverse analisi del lavoro di Struth viene chiamato il museo postmoderno, dove andiamo a guardare appunto questa esperienza collettiva dello spazio museale, dove la realtà fisica del luogo conta quanto le opere che sono esposte. E questa è un'immagine del 2001, ma il lavoro di Struth, diciamo, è un altro lavoro portato avanti per molti anni, perché cominciato alla fine degli anni 80 ed è arrivato alla seconda metà degli anni 2000 e l'ha fatto in prevalenza con diciamo soggetti
luoghi museali che espongono arte moderna, rinascimentale moderna e con piccole escursioni nel contemporaneo e con un approccio allo spazio museale altrettanto, diciamo, ugualmente descrittivo in ogni sua immagine. Nel senso c'è una grande lettura proprio della morfologia dello spazio, del senso proprio dello spazio. Considerate che poi queste sono opere molto grandi, con una grande ricchezza di dettagli, per cui c'è sia una capacità di cogliere la totalità del luogo, ma anche darci una grande ricchezza di informazioni, dei dettagli di cui è composto. E con, diciamo, un rapporto con il modo in cui il museo è vissuto dai visitatori ambivalente, a volte li racconta con una relativa grazia, diciamo come visitatori discreti, altre volte sembra quasi, diciamo, prenderli in giro e deridere, come dire, la casualità, con cui si muovono per le stanze passando magari solo il tempo. Non so voi, io in questa immagine ci vedo una forma di cattiveria dell'artista, perché secondo me questo quadro sembra che stia cadendo sopra la scolaresca, insomma, almeno questa è stata la mia reazione quando l'ho visto. Cioè, non può essere casuale questo angolo con cui ci fa vedere l'inclinazione dell'opera. Per cui appunto abbiamo delle opere dove c'è dell'ordine, c'è un allinearsi, diciamo, dei movimenti casuali degli spettatori, c'è un'interpretazione della luce, c'è tutta una concordanza fra le opere, lo spazio museale, i visitatori, che altre volte invece viene capovolto nel suo opposto, per cui i visitatori diventano dei predatori, diventano dei barbari che saturano lo spazio e non lo fanno più leggere, per cui oscilla fra, come dire, una dimensione interiore dell'esperienza museale con una dimensione di consumo, dell'arte contenuta all'interno dei musei. Tant'è che poi questa ambivalenza è anche raccontata dal fatto che Strutt, alcune delle sue opere sono, la maggior parte delle sue fotografie sono, diciamo, caos controllato, di movimento di spettatori, di visitatori naturale che lui poi riesce a fermare in una forma accettabile, un disordine, diciamo, che ha un pregno di significato. Altre volte lui ha proprio allestito, come dire, la presenza delle persone. Quindi la foto del Pergamon, per esempio, è una fotografia dove lui ha messo in posa tutte le persone e quindi ha ricreato un'esperienza museale come l'ha immaginata lui. È una serie appunto fatta di capitoli differenti e in un capitolo Strutt addirittura si è girato e si è messo dal punto di vista dell'opera, guardando i visitatori come li potrebbe guardare l'opera che loro osservano. Per cui qui abbiamo, per esempio, queste immagini che sono parte di una serie che si chiama Audience, una parte è stata realizzata a Firenze, dove lui ha ritratto per una settimana tutti i visitatori che si fermano di fronte al David di Michelangelo. Chiaramente questa è un'operazione fatta in collaborazione con la realtà museale, perché lui ha allestito con delle luci fotografiche lo spazio, ha esposto in modo che le persone risaltassero, ma le opere dietro non si notassero. Vedete come le poche tele che vediamo sono scure, non si legge niente delle immagini, dei dipinti, perché proprio voleva concentrarsi, non so, sulla prossemica, sulla fisionomica del visitatore museale, spesso e volentieri con risultati non particolarmente, come dire, gentili nei confronti del turista. Abbiamo questa prevalenza di sguardi, come dire, tendenzialmente vuoti, annoiati, con quella stanchezza del turista che sta in piedi da tutto il giorno, l'abbigliamento, casuale, che è in contrasto interessante con l'arte fotografata da Strutt quando decide tutto quanto. Confrontiamo per esempio come dire, il linguaggio del corpo di questi turisti che guardano il David con questa scena dentro la cappella Rothko a Houston, che lui ha fotografato come commissionato per il New York Times, dove, non so, magari erano due danzatori queste persone ed erano lì per caso, però notate come c'è una plasticità della postura, una ritualità della contemplazione che è quasi proprio
in completa assonanza col misticismo della Cappella Rothko, che fa pensare che forse in questo caso non abbiamo dei veri visitatori, ma abbiamo di nuovo dei modelli. E diciamo la cattiveria, come dire, malcelata di Strutt nei confronti della massa turistica che consuma l'opera d'arte fino a farla diventare appunto solo ingranaggio di un sistema, è interessante anche metterla in relazione all'unico autoritratto che lui si è mai fatto, che è quello che si fa di fronte a un famosissimo autoritratto del Cinquecento, che è l'autoritratto come Cristo, che è realizzato da Albrecht Dürer. E diciamo, concedetemi diciamo l'ironia su Strutt, insomma, fa intuire anche diciamo una relativa carenza di modestia da parte dell'artista, quella. Ma questo citando anche delle sue stesse parole, perché lui dice: questo è l'unico autoritratto che io mi sono mai fatto, e mi sembrava interessante creare questo autoritratto mettendomi, come dire, a confronto, io che avevo fotografato tutti questi musei, queste opere d'arte, mettendomi a confronto con questo artista che si era fatto il suo autoritratto. Quindi questi due autoritratti a 500 anni di distanza l'uno dall'altro. Non c'è dubbio che Strutt sia un importantissimo fotografo, e fatto sta che la sua opera è il racconto del sistema museo piuttosto che, come dire, l'opera d'arte in sé per sé, per cui fa sorridere che l'autoritratto che si concede è quello di un, come dire, visitatore che guarda con tutto il raccoglimento dell'occasione un'opera così importante come una tela di Dürer, che sicuramente stride e, come dire, ho posizionato adesso a supporto della mia tesi con un ritratto di questi visitatori all'Hermitage, che nel nostro immaginario è chiaramente uno dei luoghi, diciamo, più nobili e più ricchi di cultura e di magnificenza che possiamo immaginare nel mondo, complice anche forse la celebrazione che ne ha fatto Sokurov con Arca Russa, ma è interessante pensare che la serie dell'Ermitage fatta da Strutt siano soltanto questa fila disordinata di visitatori smarriti, di massa umana indistinta che fa quest'atto non meglio precisato, che è il guardare, che è quasi che diventa quasi, a forza di vederlo rappresentato in questo modo, un atto passivo che non è un'opera di nutrimento interiore, ma quasi semplicemente una dimensione di biglietto timbrato, se vogliamo. E poi il rapporto massa di visitatori e opere è qualche cosa, proprio nel sistema diciamo iconico che è stato messo a punto così bene da Strutt, è qualche cosa che lo precede. Strutt non è stato il primo fotografo che ha raccontato il guardare nei musei e che l'ha raccontato con questa abbondanza di presenze di schiena, di nuche, di affollamento di persone. Se andiamo indietro di molti anni, andiamo indietro di più di 40 anni, questa è una foto di Ugo Mulas del 60 da un suo viaggio in Russia, dove abbiamo lo stesso identico schema proprio, come dire, linguistico messo in opera da Strutt, chiaramente con una tecnica fotografica e anche con un'agenda differente, perché queste sono immagini che Mulas, come questa qua che vediamo fatta a Louisiana, il museo fuori Copenaghen, sono foto che facevano parte di viaggi dove Mulas esplorava la società in generale di quei luoghi, piuttosto che l'esperienza della fruizione artistica pura e semplice. Ma sono state comunque delle esperienze che per Mulas hanno diciamo segnato l'inizio di poi quello che è stato un capitolo molto importante della sua produzione fotografica, e cioè il suo rapporto con gli artisti, il suo ritrarre gli artisti sia nella loro vita sia all'opera. E in questo prodromo diciamo c'è invece il concentrarsi sul visitatore che guarda, che è stato portato avanti anche da Luigi Ghirri prima di Strutt, con lo stesso di nuovo schema compositivo. D'altronde in Ghirri, se ci pensiamo, un soggetto di spalle che guarda qualcosa è proprio un concetto fondamentale che ritorna continuamente, per cui diciamo l'esperienza museale non è tanto l'esperienza del visitare un museo non è tanto al centro della ricerca di Ghirri, per quanto poi i luoghi d'arte sì, li ha fotografati tantissimo, ma è più che altro il rapporto con le immagini in generale,
l'esperienza del guardare in senso lato, che è quello che è stato sì veramente al centro dell'opera di Ghirri, e nel quale naturalmente è caduto anche il lavoro fatto più o meno diffusamente nei musei nel corso del tempo, con dei risultati che hanno proprio delle analogie forti, come vediamo anche qui questa statua nel Castello Sforzesco di Milano, che sembra assediata dai visitatori in sostanza. Per cui Strutt è, diciamo, il padre delle fotografie, cioè diciamo è la stella assoluta nella fotografia contemporanea delle fotografie museali, ma è interessante vedere come due esperienze pregresse italiane avevano già intuito, come dire, la posta in gioco nell'analizzare, nell'esplorare fotograficamente quella dinamica fra visitatore e opera d'arte e luogo museale. Luogo museale che è stato esplorato anche da altri fotografi molto vicini a Thomas Strutt, una delle quali è Candida Hofer. Per chi non lo conosce, insomma, Strutt fa parte di una generazione dorata, diciamo, della fotografia contemporanea, che viene chiamata Scuola di Düsseldorf. Sono un gruppo di studenti che si sono formati in anni molto vicini e che hanno studiato con due fotografi tedeschi che si chiamano Bernd e Hilla Becher, che sono fra i fondamentali apripista, diciamo, di quello che è il linguaggio fotografico, fra le più importanti correnti di linguaggio fotografico contemporaneo, di cui le caratteristiche sommarie possono essere riassunte in un certo uso del grande formato, in un certo tipo di grandi formati di opere fotografiche e in un certo guardare proprio allo spazio costruito, all'architettura, ai luoghi abitati, per usare la fotografia come strumento di indagine dei luoghi che fanno, come dire, la nostra contemporaneità vissuta come cittadini, in sostanza. E ognuno di loro ha declinato in modo diverso questa missione. Strutt l'ha fatto dentro ai musei, ma anche nelle metropoli, nel mondo della scienza, nel mondo dell'industria. Candida Hofer si è dedicata soprattutto ai templi della cultura e della storia della cultura e dell'arte, fotografandoli quasi invariabilmente completamente vuoti, e di cui un sottocapitolo, diciamo, di questo grande lavoro, dove ha fotografato per esempio teatri all'italiana, biblioteche storiche, sono anche i musei. Questo per esempio è l'Ermitage letto da Candida Hofer, e chiaramente mettendo a paragone l'Ermitage di Strutt e quello di Candida Hofer, vedete come in uno stesso luogo si possono raccontare due storie completamente diverse. Qui una bellezza assoluta, dove le opere d'arte e il museo sono fuse in un'unica entità, e lì abbiamo i barbari che consumano le stanze, in sostanza, che fanno cadere le opere, chissà cosa fanno. E questo schema, diciamo, questa visione frontale, simmetrica, questo museo svuotato, è applicato in tutti i luoghi fotografati da Candida Hofer. Abbiamo qua per esempio il Louvre, abbiamo il museo, l'Accademia d'Arte dell'Università di Bonn, abbiamo il Palazzo Te a Mantova, abbiamo quasi, diciamo, uno schema fotografico talmente rigido che le differenze artistiche, diciamo, le differenze di periodi, le differenze di epoche, quasi vengono sciolte, fuse dentro un'idea semplicemente di patrimonio immortale, in sostanza, che viene certificato dall'approccio tipologico quasi che ha Candida Hofer nell'inquadrare con questa simmetria costante, nell'abbracciare fotograficamente tutto lo spazio che si trova di fronte. Quindi un museo atemporale, se vogliamo, completamente levato dalla storia e levato dai cambiamenti di senso, così come ce lo suggerisce invece Strutt con le più o meno invasioni barbariche che fotografa nelle varie sale, nei vari musei del mondo. Un altro fotografo, sempre della scuola di Düsseldorf, che ha fatto delle incursioni museali, anche se in termini di produzione quantitativa è ridotta nella sua opera generale, è Thomas de Mand, che è un fotografo estremamente particolare per il suo modus operandi, perché anche de Mand, come
gli altri fotografi di Düsseldorf, ha come soggetto predominante la nostra contemporaneità, fatta spesso di luoghi anonimi, scale mobili, atri di palazzi di vetro e cemento, tavolate di uffici con telefoni, fotocopiatrici. Abbiamo tutta questa setticità che fa, come dire, il luogo della quotidianità capitalista contemporanea, ma la particolarità assurda delle opere di Thomas de Mande è che non sono luoghi veri, ma sono luoghi costruiti dall'artista, costruiti proprio con dei modelli che a volte sono addirittura a dimensione 1:1, ma spesso sono delle scale, sono delle costruzioni in scala, costruiti di cartone, cioè sono delle sculture di carta in sostanza, che lui realizza solo ed esclusivamente per essere fotografate, perché poi vengono distrutte. E il suo gioco è proprio quello di far coesistere un senso, diciamo, farci percepire nello stesso momento una profonda falsità e una profonda veridicità del luogo che guardiamo, perché le caratteristiche, diciamo, la materia di cui è fatto, i dettagli di cui è fatto, i rapporti di proporzione, la luce ci fanno pensare a un luogo vero, ma c'è una setticità e un'assenza di vita e di materia reale, di turbolenza nell'aria, che ci dà la sensazione che è come se guardassimo una renderizzazione piuttosto che un luogo reale. E lui ha fatto una brevissima escursione dedicata al mondo dell'arte, ma molto significativa, che è giusto un paio di immagini che si chiamano Vault, che quindi vuol dire il cavò, in sostanza, il luogo dove l'arte è custodita, che lui decide di ricostruire. E anche nel dettaglio è ancora più interessante, perché vediamo appunto tutto l'accumularsi delle cornici, i post-it, le pecete, tutto, diciamo, anche poi quello che è tutto il sistema, l'armamentario profondamente, estremamente profano con cui poi si gestisce l'arte nei magazzini. Cioè sia questo, ma anche la sensazione del fuori dentro, dell'accesso, dell'inaccessibilità dell'arte, del fatto che c'è qualcuno che decide se noi la vediamo o meno, in sostanza. Ed è bello paragonare questa sensazione del dietro le quinte dell'arte, dell'arte quando non è ancora pronta per essere mostrata, come ce la fa vedere De Mande, al modo in cui invece ha deciso di farlo Strutt, con una delle primissime fotografie in assoluto della serie delle Museum Photographs, che è stata un po' aggiunta, diciamo, a posteriori, perché questo tecnicamente non è un luogo museale. Questa fotografia si chiama Restauratori a San Lorenzo Maggiore, Napoli, ed è del 1988. E qua vedete come il fotografo è in qualche modo profondamente sedotto dalle opere che si trova di fronte, e anche, se vogliamo, dalla nobile arte dell'essere un restauratore, perché ci regala un'immagine dove la grazia dei soggetti, anche il linguaggio, la posa proprio dei soggetti, ci ricorda un'arte di secoli passati. La composizione e anche la luce che sceglie di dare alla fotografia, con una forte reminiscenza, se ci pensate, a tutte quel sottogenere, se vogliamo, delle quadrerie, no? Quelle tele d'arte moderna dove vediamo le sale dove vengono costruiti i quadri, quindi, che ovviamente quando ero piccolo, per esempio, mi divertivano perché c'erano più cose da guardare, no? Era come una pagina a fumetti, e poi mi colpiva l'idea di un pittore che decidesse di dipingere 50 quadri invece di farne uno solo, no? Anche, come dire, il cimento paradossale. In qualche modo c'è un po' una reminiscenza di quella quadreria, e se vogliamo è come se ci fosse quella grazia immacolata che poi Strutt sente perdersi nel momento in cui l'arte va nei musei e viene, ahimè, condivisa col mondo, e che si riflette nel modo in cui racconta l'invasione dei visitatori. Quindi diciamo che la prevalenza della produzione, diciamo, dell'arte fotografata da Strutt è quella, diciamo, secoli che fanno parte dell'arte rinascimentale, seicentesca, settecento, arte moderna, con rare incursioni nell'arte contemporanea. Ne abbiamo vista una con la Cappella Rothko. Un'altra molto interessante è questa, di questo Pollock, fotografato al Museo di Arte Moderna a New York nel 94, per cui anche, diciamo, abbastanza presto nella sua serie dei musei. Sembra quasi un filone abbandonato, è come una prova che poi non ha voluto proseguire, in sostanza, andandosi a concentrare più sul patrimonio artistico, come dire, se vogliamo, antico.
E crea, questo quadro di Pollock crea altri legami fra la scuola di Düsseldorf e oltre, perché paradossalmente, a distanza di pochi anni, Struth ha realizzato questa fotografia di questo Pollock al MoMA, e nel 97, 3 anni dopo, Andreas Gursky, in una delle rarissime incursioni in cui rifotografa, in cui riproduce dell'arte, ha fotografato lo stesso Pollock, con questa scelta che a livello tecnico non è nient'altro che fare 2 passi avanti e non avere nessuno davanti. Se noi potessimo cancellare da questa fotografia i visitatori, noi avremmo la fotografia di Gursky, in sostanza, contenuta dentro la fotografia di Struth, che racconta molto del gioco di risonanze fra i diversi fotografi della scuola di Düsseldorf e, come dire, delle agende artistiche che hanno delle sovrapposizioni interessanti, ma anche, come dire, forse un rapporto con uno spazio museale così astratto come il MoMA, e anche una seduzione per confrontarsi con la loro fotografia ultradescrittiva, ultraanalitica, con un'opera che si sottrae alla figura come l'arte di Jackson Pollock. La cosa particolare è che Pollock è una presenza diciamo diffusa nel rapporto fra arte e fotografia, perché abbiamo visto appunto Struth, Gursky, ma anche andando indietro nel tempo lo ritroviamo in questa fotografia sempre di Louis Lawler, che abbiamo visto prima passare da musei a luoghi privati, con questa immagine che è probabilmente la sua più famosa opera, che si chiama Pollock and Turin. Turin in inglese si potrebbe tradurre zuppiera, in sostanza, e non c'è immagine migliore per raccontare, come dire, la promiscuità, diciamo, dell'esistenza dell'arte nelle case dei collezionisti, dell'ammassarsi di un Jackson Pollock e di una zuppiera settecentesca, non so, ottocentesca. E ovviamente non è estraneo alla fotografa, sia nello stile di composizione, con diciamo tutti i drip di Pollock che vanno in questa risonanza paradossale con il motivo floreale della zuppiera, e anche nel titolo, che racconta una coesistenza che, diciamo, da un punto di vista di filoni proprio dello sviluppo artistico, non sarebbe mai dovuto accadere. Per cui dicevo, Jackson Pollock come una presenza diffusa nel rapporto fra arte e fotografia. Lo è perché in qualche modo Pollock viene considerato il primo grande, come dire, il primo artista che è diventato una star grazie alla propulsione della fotografia. Cioè lo era già, ma la consacrazione definitiva a star, non ad artista, è accaduta attraverso la fotografia. Già vediamo qua per esempio questo spread di un articolo del 1949 di Time, dove già le parole non vengono dosate, perché abbiamo Jackson Pollock, è lui il più grande pittore americano, e quindi vediamo già che è entrato in un regime che non è più arte, non è più il settore dell'arte contemporanea, ma è l'industria culturale, ma è quello che noi oggi chiameremmo il mainstream, in sostanza. E l'esperienza di Pollock con la fotografia nel caso di questa rivista è stato accidentale, nel senso è stato la classica esperienza di una rivista che manda un fotografo, nel caso era Arnold Newman, che era un grande fotografo di celebrities, cioè di personalità, che ci ha restituito un patrimonio di personaggi storici, ritratti, e qui, diciamo, c'era ancora uno stadio di celebrazione dell'opera, della produzione dell'artista, dell'importanza in un contesto, diciamo, in un orizzonte di arte contemporanea. C'era soltanto un piccolo box che diceva: ecco come dipinge Pollock, e c'è una breve descrizione con una fotografia che lo fa vedere all'opera, da cui si intuisce dallo sfondo il famoso capanno dove c'è stato raccontato che Pollock dipingeva tutte le sue tele. Questa intuizione del come dipinge Pollock è stata poi portata alle massime conseguenze con l'opera, diciamo, col lavoro fotografico di Hans Namuth, che è un fotografo tedesco. Anche lui ci ha restituito, come dire, un corpus di documentazione di tantissimi
di ritrattistica di tantissimi artisti di quegli anni, ma il lavoro che ha fatto con Pollock ha creato dei cortocircuiti particolari, per cui ha significato qualcosa di diverso, sia perché dopo la pubblicazione semplicemente del suo portfolio su una rivista che si chiamava Art News, il numero successivo di Art News ha pubblicato un saggio che analizzava la tecnica pittorica di Pollock, e quindi succede qualcosa nella critica d'arte che non era mai successo prima in quel modo, e cioè l'attenzione si sposta dall'opera compiuta dell'artista all'atto di dipingere, per cui Pollock diventa il primo performer della storia della pittura, in sostanza, e lo diventa grazie alle fotografie di Hans Namuth, col quale ha avuto un rapporto di collaborazione nel creare queste fotografie. Apparentemente possono sembrare delle fotografie che somigliano a quelle di tanti altri artisti all'opera. Se pensiamo per esempio a questa foto di Fontana fatta da Hugo Mulas nel 64, no? Ha fotografato tanti artisti Hugo Mulas, e questa immagine del taglio fatto da Fontana, il concetto spaziale, è molto forte perché abbiamo questo braccio mosso, no? Per cui abbiamo la dinamica, abbiamo il senso della dinamica. Però ci troviamo comunque di fronte all'opera compiuta, nel senso, noi vediamo Fontana che ha appena fatto il taglio, ma il taglio, non so se è quello, ma somiglia molto a tanti tagli che possiamo vedere tali e quali in un museo. La differenza nel lavoro di Namuth è che Namuth ci fa vedere l'opera di Pollock mentre si fa, in degli stadi intermedi in cui la fotografia non ci ha mai fatto vedere l'opera d'arte. Perché dicevo che era una collaborazione? Perché in sostanza Pollock è rimasto colpito e all'inizio ha avuto una reazione di forte interesse, ha permesso a Namuth di muoversi liberamente in questa attorno a lui mentre dipingeva. Retrospettivamente queste fotografie di Namuth sono state usate per analizzare l'opera di Pollock. È stato scoperto per esempio che molte tele di quel periodo, che erano quelle dell'assoluto dripping informale, diciamo di quella cosa che è sia, come dire, il comunemente definito espressionismo astratto, ma anche, come dire, l'inizio della nicchia precisa dell'action painting, c'erano delle figure. Quindi il modo in cui lavorava Pollock era quello di fare prima delle forme che erano vagamente figurative e poi farle scomparire con tutta la tecnica del dripping successivo. Quindi prima c'erano dei colpi di pennello sulla tela e poi c'era, come dire, quello che noi chiameremmo lo schizzo, in sostanza, che fa diventare la tela una cosa completamente informe. Il rapporto fra Pollock e Namuth è diventato leggendario, nel senso che ci sono dei racconti che vanno quasi oltre forse quello che è successo, per quanto sono, come dire, romanzeschi. Perché il loro rapporto si è concluso con un'ultima grande opera che è stato un film. A forza di lavorare attorno a lui, sopra di lui, perché molte fotografie Namuth le faceva sopraelevate, quindi faceva vedere proprio il gesto del pittore sopra la tela, quindi come lo guardava lui ma dall'alto, in sostanza. Fare un film è stato portare avanti ulteriormente questa cosa, convincendo Pollock a usare un vetro per fare un'opera, che poi è diventata un'opera che si chiama, se non sbaglio, numero 29, mi sembra. Fatto sta che comunque, per come io ho letto da fonti non particolarmente discutibili, per cui la prendo per vera perché è una bella storia, il vetro l'ha voluto Namuth e serviva perché Namuth riprendeva da dietro o da sotto e quindi vedeva Pollock che gettava i colpi di pennello e l'effetto proprio del formarsi del quadro in diretta sul vetro in trasparenza. Viene addirittura raccontato che Pollock era diventato quasi, come dire, un modello per Namuth, paradossalmente, cioè il grande artista che diventava la materia del fotografo, almeno, cioè, io questo l'ho letto su un articolo del New York Times, di cui a volte io mi fido, per cui spero sia vero perché è bello, è divertente, con Pollock che gli avrebbe detto: ma che faccio ancora? Vado qui, vado lì, dove lo vuoi, no? Quindi il grande artista diretto dal fotografo, perché con tutto il rispetto per Namuth era comunque un fotografo, un professionista, non era certo un artista fotografo. La leggenda vuole, in sostanza, che dopo questa tela al freddo fuori dalla casa di Pollock,
tornano dentro per cenare, perché insomma si è compiuto questo film. La tela è una tela che, per inciso, se la vedete, è l'opera, per inciso, è un'opera molto piena di trasparenze, per cui sembra veramente diversa dalle altre, che sono più dense. Comunque rientrano in casa, cominciano a litigare Namut e Pollock, cominciano a litigare, quella fu l'ultima volta che si sono visti. La leggenda vuole che Pollock, c'era una cena con ospiti, abbia capovolto il tavolo con tutta la cena apparecchiata, loro che si strillano in mezzo a tutti gli ospiti, sei un fasullo, no? Sei tu un fasullo. Non si sono più visti dopo quella volta. Di nuovo, sempre questa versione racconta che Pollock si sia subito versato due dita di whisky dopo essere stato sobrio per 2 anni. E l'unica cosa che è vera è che effettivamente la pittura di Pollock è cambiata dopo la fase Namut, nel senso che il dripping vero e proprio, diciamo, per cui è più celebrato, è diventato qualche cosa di dove ritorna una qualche forma di figurativo, quindi è un espressionismo astratto dove, diciamo, una lettura delle forme ritorna possibile. Da molti viene raccontato un pittore che entra in crisi, che avesse perso addirittura la spontaneità della sua, come dire, creatività, per, come dire, l'autocoscienza di se stesso eccessiva che gli aveva dato la fotografia. E 5 anni dopo muore in un incidente stradale, in una apparente spirale d'alcolismo. Ora, la cosa divertente è che tutte queste cose leggendarie sono, diciamo, suscettibili di essere contestate. Non è un caso che nel MoMA, sul sito del MoMA, non ricordo se del MoMA o della Tate, c'è una cosa che non credo molti artisti contemporanei abbiano, e cioè la pagina per sfatare i miti. Cioè, per esempio, non era vero che Pollock dipingeva solo ascoltando jazz, non era vero che beveva, che dipingeva solo se beveva, non era vero che poi aveva perso l'ispirazione dopo il 51, che sarebbe l'anno della grande litigata fra Pollock e Namut. Però il fatto che un grande museo si prenda la briga di... non era vero che Pollock era un progetto della CIA, c'è addirittura scritto questo, no? Però il fatto che una grande istituzione d'arte si prenda la briga di scrivere queste cose fa capire come quello che sicuramente veramente Namut ha fatto è stato questo contributo a creare, se vogliamo, il pittore rockstar, se vogliamo, e quindi, come tutti i grandi artisti mediatici, l'attenzione si sposta al suo fare piuttosto che al suo aver fatto, si sposta alla persona, e quindi il mito del pittore burbero sempre con la sigaretta in bocca e tutto quello che comunque, volenti o nolenti, fa il personaggio Jackson Pollock, che è nato attraverso la sua reinterpretazione fotografica. E questo succede paradossalmente in una traiettoria fra la fotografia e l'arte contemporanea in direzione completamente opposta, perché se Pollock ha contribuito a far diventare l'arte gesto, perché l'action painting e l'espressionismo astratto hanno sicuramente portato l'accento sulla creazione molto di più che altre correnti e molto di più del passato, dove quello che contava era l'opera compiuta piuttosto che come era fatta, piuttosto che il gesto, hanno dato un valore artistico al gesto del pittore come mai l'aveva avuto prima. E quindi questa capacità della fotografia di schiudere questa natura performativa dell'arte paradossalmente succede proprio quando la fotografia di lì a poco avrebbe cominciato, 20 anni dopo, avrebbe cominciato ad andare in direzione opposta, avrebbe cominciato a cercare di diventare tableau, a cercare di diventare opera di importanza e di nobiltà, come, diciamo, invece la pittura cercava di liberarsi dall'essere. E quindi la cosa paradossale è questa rotta di collisione, questo incrocio pericoloso praticamente fra due linguaggi che, nell'incontrarsi in un modo così forte come nella vicenda di Pollock, vanno in direzioni opposte. E il destino, che uno non dovrebbe usarlo come, diciamo, produttore di senso, però assurdamente ha fatto che Pollock sia morto in un incidente stradale nel 1956 e Namut è morto di incidente stradale nel 1990, ovviamente molti anni dopo. Però, diciamo, non riesco, come dire, a non vederci, come dire, quasi un simbolo in questi due, un fotografo e un pittore che facendo due strade, praticamente due linguaggi che vanno in direzioni opposte, finiscono per scontrarsi a volte. Io mi fermerei qua, non so se c'è tempo per fare qualche domanda.
Qualcuno vuole fare una domanda? Come la devo prendere questa cosa, che non mi fate domanda? Va bene, io vi ringrazio molto della pazienza. Grazie mille.